Bentornati sul mio canale. Allora, oggi vi parlo di delle novità low cost che seriamente mi hanno lasciato a bocca aperta. Alcune, a mio avviso, sono migliori di molti high-end molto famosi. Ok, ma prima di tutto voglio ringraziare il nostro sponsor di oggi che è Labcare, e Labcare lancia un nuovo prodotto e questa è una chicca. È disponibile da questo momento sul loro sito e si chiama Miscela Peptidica Night Balm. Abbiamo, ragazzi, un balsamo viso super polipeptidico con una texture che, ve lo giuro, vi lascerà a bocca aperta. Guardate quanto è fouetté, quando sembra una nuvola di panna montata, e la cosa che colpisce immediatamente applicandolo è che ha un effetto proprio rimpolpante immediato e assolutamente distensivo la mattina successiva. Ora, si chiama Night Balm perché sicuramente è una coccola perfetta per la sera. Mentre noi dormiamo la pelle si rigenera, assorbe tutti questi principi attivi e ti sveglia al mattino, che è uno spettacolo. Ma se avete la pelle secca o se amate le texture voluttuose, va benissimo anche di giorno, in quanto non ha attivi non indicati, diciamo, per l'uso diurno, appunto. A livello formula è, ve lo giuro, è incredibile, davvero. Abbiamo il multipeptide complex, tantissimi peptidi, tra cui il tripeptide 1, il tetrapeptide 7, l'acetilhexapeptide 8, che sapete è fantastico anche per le rughe del leone e per la mappatura delle rughe della fronte, pentapeptide 18 e palmitol tripeptide 5. Insomma, abbiamo un blend di peptidi che lavorano le rughe di varia importanza, quindi rughe mimiche più sottili o rughe con importanti, insomma, che hanno poi un esito quasi cicatriziale, no? Le rughe profonde, e in generale tutto quello che è il cedimento strutturale e l'ovale del viso. Ma poi che cosa abbiamo? Abbiamo 5 pesi molecolari di acido ialuronico, tra cui varie forme idrolizzate e in cross polymer, quindi un'azione replumping. Da un lato impediamo la perdita d'acqua transdermica, che tra l'altro è una delle cause dell'invecchiamento, dall'altro richiamiamo il suo peso in acqua con un effetto rimpolpante meraviglioso. Poi abbiamo, ragazzi, una forma di vitamina C liposolubile, quindi anche un'azione estremamente antiossidante e illuminante per il viso. Poi abbiamo il Deep Reboot Complex. Vi ricorderete di questo nome dalla mia adorata il Reboot Toner, che poi è una essence. Infatti, i peptidi vengono veicolati in questo oro colloidale che permette da un lato un'alta penetrabilità del principio attivo stesso e dall'altro ne impedisce la perdita di efficacia durante le ore. Se la skincare entrasse nella pelle e si cementasse lì, faremmo skincare una volta in tutta la vita, no? Ecco, il sistema è stato testato poi, se non sbaglio, in 8 ore, quanto il peptide rimanga attivo, okay, all'interno della pelle grazie a questo sistema veicolante che si chiama Deep Reboot Complex. Poi abbiamo all'interno niacinamide, che noi amiamo sempre molto perché la niacinamide, come sapete, lavora tantissimo visibilità dei pori, irregolarità della grana della pelle, micro irregolarità del colorito. La niacinamide a me piace molto. Quindi abbiamo una formula veramente spettacolare, tra l'altro abbiamo l'olio di germe di grano che è molto molto valido, abbiamo una formula pazzesca, veramente veramente pazzesca. La texture, ve lo giuro, è da sentire, è una nuvola di panna montata liftante praticamente. È un bellissimo prodotto, si inserisce egregiamente ovviamente all'interno di tutta la linea miscela peptidica, ma è perfetta anche come crema notte, come balsamo notte, in qualsiasi vostra skincare routine attuale. E la cosa bella è che nonostante ovviamente sia un balm, se voi guardate la formula non ha una quota lipidica troppo alta, per cui non mi sento di sconsigliarla anche a una pelle un pochettino più misto grassa. È meraviglioso, ragazzi, complimenti, perché è dalla prima volta che ho messo le dita nel barattolo e l'ho provato e ho detto sì, ciao, cioè staresti lì a spalmartelo un'ora. Vi ricordo che su tutti i prodotti Labcare potete usare il nostro codice sconto, come sempre non affiliato, Giulia15, 15% di sconto che passa automaticamente al 30% spendendo almeno 49 euro. Complimenti ancora da Labcare, a Labcare. Questo prodotto è uscito ora, quindi trovate il link qua sotto e adesso andiamo a vedere le scopertone low cost nuove. Dunque, qui sappiate che ci sono delle cose che sinceramente mi hanno lasciato a bocca aperta, a partire dal mascara.
L'ho messo un sacco di volte in questi giorni e soprattutto anche su Instagram. Giulia, che mascara hai? Ho ricevuto decine di direct. Questo mascara, secondo me, è uno dei più bei mascara che io abbia mai provato, a prescindere dal costo, ok? È di Essence, quindi immaginatevi il prezzo, e si chiama Lash Without Limits ed è un mascara extreme lengthening, quindi super allungante e volume. Dunque, ce lo so anche adesso, una sola passata. Ti fa le ciglia che guardano verso l'infinito e oltre, ha un applicatore in elastomero molto flessibile e questo permette ovviamente di andare bene in mezzo alle ciglia, dà una lunghezza che ho visto poche volte su delle ciglia corte come le mie con un mascara, e però se continui a metterlo poi raggiunge anche il volume, è spettacolare anche nella rima inferiore, non impazzisco a struccarlo, non mi spezzetta, questo mascara è straordinario, letteralmente straordinario, e infatti da che l'ho comprato lo uso sempre. Poi vi devo 2 secondi a riparlare di questo prodotto, so che ne abbiamo già parlato ma a me piace troppo, è una novità di Wet n Wild e si chiama 5 in 1 Essence Primer Liquid, contiene Galactomyces che è un fungo, praticamente acqua di rosa, calendula eccetera, e praticamente permette da un lato al primer, al make up di durare molto di più, dall'altro è una super riserva di idratazione, è completamente liquido, si lascia settare se non sbaglio 30 secondi, no, un minuto, e liscia la pelle, è pazzesco. E tra l'altro no siliconi, super quota di principio attivo, no profumi, no paraffine, no parabeni. È un prodotto straordinario, non costa niente. Poi devo assolutamente parlarvi di questo prodotto che ho comprato dopo aver visto un video o più video che dicevano un bronzer in crema a meno di 5 sterline, una cosa del genere, e l'ho preso. Si chiama Bronzed Cream Bronzer di MUA, quindi Makeup Academy. Questo cream bronzer in crema è stupendo. Io ho preso il colore Butterscotch, scusate perché l'ho usato un po' sporco. Comunque, è una crema molto cremosa che si fonde letteralmente sulla pelle e diventa poudre. A me piace molto prenderlo con la sponge e metterlo. E nel momento in cui tocca la pelle si sfuma, quindi non puoi fare macchia. Il colore è molto molto naturale, il che secondo me lo rende bellissimo. La formula è bellissima e veramente è stupendo questo prodotto. È talmente facile da applicare e proprio si fonde con l'incarnato, e dove lo mettete tende ad avere anche un'azione levigante sulla grana, proprio per la sua stessa texture. Molto molto bello. Quando vi dico che questi prodotti low cost, cioè, sono pazzeschi, che stavolta ho trovato delle robe che davvero ho detto. Poi, e dov'è? Ho cercato questo prodotto per Marie Monti dopo aver visto dei video, mi sembra dei reel su Instagram, che dicevano ecco finalmente la matita burro perfetta, ok? È di L'Oreal, della linea Infaillible, ed è la Gel Automatic Eyeliner. Ora, hanno fatto una linea tutta di matite nude, una perlata, una più bianca, eccetera. Io ho preso la 010 Bright Nude. Questa matita è forse la matita più long lasting burro che abbia mai provato, perché la burro è una matita che tende ad andare via. Questa dura, infatti è scritto up to 36 hours, cioè 36 ore, non lo so. Ma comunque non la tengo su 36 ore. Ma è super long lasting, il colore è un appunto di burro spettacolare, perché non è troppo bianco da doll anni 60, ma bellissimo per illuminare, è meravigliosa, super 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 consigliata. Poi, ragazzuoli, vi ho trovato un dupe perfetto del mio adorato illuminante di Laura Mercier, di cui vi parlo sempre. È di Gosh e si chiama Glow Up Cream Highlighter, stesso packaging identico, quindi thanks to Charlotte Tilbury. Questo illuminante ce l'ho su anche oggi, ma ne ho messo pochissimo e poi prima ho fatto una live. Ha questo effetto di traslucenza morbida. L'unica differenza con quello di Laura Mercier è che quello di Laura Mercier è un pochettino più importante, questo è un pochettino più nude, ma l'effetto è proprio di questa traslucenza bagnata sulla pelle che è veramente bellissimo. Fai tiki tiki tiki, lo metti, ciao, saluti. Mi piace tantissimo e costa meno della metà di quello di Laura Mercier. Poi, e dov'è? Ecco qua. Allora, questo lip oil, so che uno dice che io ho tanti lip oil purtroppo, che una volta messi sono un po' tutti uguali, ok? Tipo, per farvi capire, questo genere qui.
quelli un po' rosatini nude che non reagiscono col pH, sono belli, ma cioè, una volta che ne hai un paio ce n'hai più che sufficienza, ok? Questo olio labbra, che costa pochissimo, è meraviglioso. Io ho preso lo 020 Drama Mama ed è il Catrice Tinted Lip Oil. Questo è un lip oil che non solo reagisce col pH, ma ha un effetto stain leggero. Cosa si intende? Che tende a tingere le labbra. Il colore è una roba magistrale, è arricchito con olio di ciliegia, vedete? E inizia a questo effetto, ovviamente, che reagisce col pH e diventa rosato, ma non è un rosato fucsia, è un bellissimo colore. Però poi, non so se adesso è stato su abbastanza, ma quando lo rimuovi, ecco, non si vede ancora, sì, si vede, rimane questo svelo di tinta sulle labbra, che secondo me è bellissimo, è spettacolare con un profumo, che ve lo dico a fare. Poi, ragazzi, mentre sono andata a Tigotà e facevo spesa, ho visto questi due prodotti, li ho comprati e ciao, ok? I miei complimenti a Bella Oggi per queste due nuove uscite. Questo è il Cheek & Bright Duo Blush Illuminante Effetto Soft Pinch. Io ho comprato il colore 03 Posh Rose. Ora, questo blush è una roba... Adesso l'ho messo, ma ripeto, ho fatto una live lunga. Io lo prendo, tolgo appena l'eccesso perché è pigmentato e poi lo passo sul viso e ti fa esattamente il colore di quando tu sei naturalmente tipo in imbarazzo, ok? E ti arrossi leggermente. Si fonde completamente con la pelle, ha una... vedete, visto così può spaventare, ma in realtà poi tu lo metti e... con la sponge non è così, ce lo vedete, ma ha un effetto sul viso, diventa poudré anche lui, pigmentato, bellissimo. L'illuminante ce l'ho qui, perché poi qua ho messo l'altro, è una crema molto delicata, ma con... come si fa? Vabbè, aspettate, è una crema delicata, nude, ma anche lei che diventa poudré e ha un risultato molto naturale sul viso, molto molto carini insieme anche i sottotoni, a mio avviso. E mi piace tantissimo questa palette, veramente tantissimo. Come ho trovato stupendo questo prodotto che si chiama Magnifier, rivelatore di colore, idratazione istantanea. Io ho preso il colore 04 Nude Touch. Che cos'è? È una sorta di balm per le labbra, arricchito però da una serie di oli nobili, quindi anche idratazione, che però ti dà questo wash of color come... ve lo devo mostrare, se no non riesco a spiegarmi, è meraviglioso. Se lo mettete senza matita labbra è più nude, se lo mettete con la matita labbra è comunque bellissimo. Il packaging poi mi piace tantissimo, guardate che bello, che lo metti, no? E naturalmente esalta il colore delle tue labbra con un effetto sottile, super idratante, super bello da tenere in borsetta come alternativa al lip balm trasparente. E è come se enfatizzasse il colore naturale delle tue labbra. Bellissimo. Poi, questo correttore, ora, io non sono d'accordo con la scritta eye cover. Questa per me è una copertura leggero media o un gradino meno di media. È di sempre di Catrice, però è la linea Clean ID, quindi no parabeni, no siliconi, no microplastiche, no profumo, vegan. E infatti è adatto anche per pelli sensibili e non è comedogenico. Io ho preso il colore 20 Warm Beige. Per me è troppo caldo, non troppo scuro, tant'è che tendo a usarlo più nell'occhiaia. L'ho messo anche oggi. La cosa che mi piace moltissimo di questo correttore è il suo essere cremoso, sottile e idratante. E come vedete, però, una volta sfumato non è molto coprente, cioè il claim secondo me è sbagliato. Tuttavia io lo trovo simile come effetto una volta applicato, anzi direi molto simile al Bye Bye Dark Spot di IT Cosmetics. Non il colore, ma il finish secondo me è estremamente simile, ok? E mi piace tanto, devo solo comprare un colore più chiaro per poterlo mettere dappertutto, ma è un prodotto appunto molto pulito, tanto è anche waterproof e trovo abbia un bellissimo effetto nel contorno occhi, rimanendo sottile e luminoso. Poi, allora ragazzi, questo primer di Essence è fighissimo, si chiama All About Blur e è studiato per lavorare rughe, pori, è il classico primer levigante, ok? Però non è comedogenico,
Ok? La cosa pazzesca di questo primer, che ovviamente è siliconico, che poi questo effetto lo ottieni con un primer siliconico, è che non è il classico primer siliconico di quelle texture che... Bah, è morbidissimo, si scioglie come acqua immediatamente sulla pelle e ti dà un... ha un effetto soft touch subito che leviga senza però appesantire, senza essere siliconoso, e mi piace tantissimo, veramente bello, perché è blurring ma non è riempitivo, non è quel silicone che spingi nei pori per cercare otticamente di livellarli, è proprio un effetto blur, molto molto bello a mio avviso. Poi, ok, premessa, Revolution ha fatto la linea di Willy Wonka. Ho comprato subito la pochette perché, cioè, ditemi che non è la cosa più bella che abbiate mai visto. Cioè, della stessa collezione ho comprato quasi tutto. Non mi è piaciuto il blush, il design è bellissimo, ma a livello qualitativo non mi è piaciuto. Non scrive molto, c'è ste particelle d'oro, no. La palette, che è la Wonka Bar, è molto carina, però è una palette comunque nei classici toni nude slash gold. Tra l'altro, guardate, ho vinto il golden ticket. E è un golden ticket, praticamente, ve la mostro. È molto carina, molto, gli ombretti sono molto luminosi, però ecco, il color scheme è questo, ok? Però ve la voglio segnalare perché anche come idea regalo, cioè, è super divertente. Ma... i pezzi della collezione che, ve lo giuro, mi hanno fatto dire wow e che quindi meritano di diritto di essere in questo video sono due. Il rossetto. Ok, questo qua è il Wonka Lipstick. Ha un colore. Guardate, aveva il packaging troppo Wonka, ma è tipo un... ve lo faccio vedere. Un cioccolato alla cannella. È stupendo, stupendo, meraviglioso. È un cream, però non è un cream che se ne va in giro. E è super autunnale. Ve lo voglio mostrare sulle labbra perché secondo me così non rende. Aspettate. Ora ci vorrebbe una matita, ma tanto per farvi capire. Guardate che bello con Wonka. Ok. Ciao. Saluti e baci. È proprio un cioccolato alla cannella, è stupendo questo rossetto, un colore che è super autunnale. E il pezzo che proprio vi dico, se avete voglia, se potete, correte a comprarlo, è il gloss che avevo a inizio video, che è il Wonka Lip Gloss. Questo gloss è spettacolare, ve lo rimostro. Comunque, 2 minuti per la bellezza del rossetto. Ok, voi... dovete assolutamente vedere questo gloss perché è tipo cioccolato freddo ma rosato nude. È una cosa magistrale sulle labbra tinte, dai rossetti ora nemmeno. È super lucido, profuma di cioccolato ed è sottile e ha questo colore un po' un cioccolato freddo. Vi dico che mi piace da pazzi. Poi, oh, mi è piaciuto tantissimo questo qua di Physician Formula, si chiama Butter Brazilian Brow Lift. Che cos'è? Allora, perché mi piace questo prodotto? Perché io ho troppo pochi peli per usare le pomade, in generale non mi stanno benissimo, ma non mi piace neanche il coso sopracciglia che non fa niente, come quelli vecchia scuola. Questo è il corretto compromesso tra una brow pomade di quelle che... e un banale coso per sopracciglia. Voi pettinate le sopracciglia, poi schiacciate col dito e hanno un effetto fluffy senza essere troppo gessate e dura assolutamente di più, per me, a mio avviso, del classico mascara per sopracciglia, ecco. E mi è piaciuto tanto. E poi non fa residui bianchi, non è colloso, non ispessisce, non secca. È proprio un bel compromesso tra i due mondi. PS. Potevo non comprare le spilline di Mickey, della collezione Mickey Mouse? E proprio di quella collezione ho adorato i Bouncy Blush. Sono un dupe praticamente perfetto di quelli di MAC, famosissimi. Tra i due il mio preferito è il numero 02 Another Perfect Day. Ce l'avevo su anche l'altro giorno. Oh no, ci ho attaccato. Ho spinto troppo giù la sua copertina e non lo voglio lasciarci la ditata con l'unghia. Aspettate. Ecco qua. L'ho già usato un sacco, guardate qua.
è una formula di quelle bouncy, super super, oh, è un colore elegantissimo, una nota bene, entrambi i colori sono estremamente naturali e costruibili, quindi se volete il blush popping dovete stratificarlo un po'. L'altro colore è il 01 Never Grow Up, molto carino anche questo, è un pescato con una patina leggermente dorata, ma questo è più cioè, si chiama Bouncy Blush, ok? Però sembra più una polvere al tatto. Quello sembra più proprio una crema polvere. Questo colore è molto bello, molto vivace. L'unica cosa è che ha questa patina leggermente dorata che se non ci fosse stata mi sarebbe piaciuto di più. In generale trovo più bouncy l'altro, ma sono tutte e due molto molto belli, ottime alternative a quelli più costosi. Poi! Ah! Della collezione Wonka ho preso il chocolate bubble bath che userò nella doccia. Questo è un bagno schiuma che sa di cioccolato al latte, proprio il vero cioccolato al latte. Cioè ditemi che non è un regalo di Natale pazzesco, sembra una boccetta di cioccolato. Ok, poi andiamo avanti. Un altro prodotto che devo dirvi la verità mi piace molto ed ero molto sulla difensiva perché pensavo, ammetto, fosse una trovata commerciale, devo dirlo con grande sincerità, perché non fai altro che vedere su TikTok e su Instagram gente che se lo fa colare in faccia così perché è fucsia, ok? Nel senso che, come vedete, il prodotto è fucsia perché, è pieno di B12 e la B12 dà questo colore. Questo è il nuovo serum di The Ordinary che si chiama Soothing and Barrier Support Serum. Ha un blend di lipidi, vitamine e di epidermal repair, ok? La formula è spettacolare, veramente spettacolare. Abbiamo beh, niacinamide, tutte le parti attive della cica, quindi asiaticoside, acido asiatico, acido madecassico. E poi abbiamo tra l'altro il 4T, butilolo, comunque è un attivo che viene usato per desensibilizzare la pelle. Bisabololo che è un lenitivo, una serie di estratti, sfingolipidi, fosfolipidi, estratti lenitivi di vario genere. E è veramente una bellissima formula e io ho notato che immediatamente dai primi utilizzi hai proprio la pelle più, ha un effetto soothing sulla pelle, non tanto sul capillare rotto, ma sapete la pellicina, il senso di discomfort della pelle, il rossore quello da caldo a sbalzo termico, mi piace moltissimo. È quasi un peccato che sia così fucsia e che quindi la gente lo abbia usato più per l'aspetto estetico, perché a livello formulistico c'è una grande expertise dietro a questo prodotto e insomma gli va riconosciuta. Poi Revolution, ragazzi, questo è il Chapter 2 Lip Stain dedicato a It, film che io non guarderò mai perché mi viene l'angoscia solo a pensarci. Questa è la vera stain vecchia scuola. Vedete che è completamente liquida, come un coso di sangue. Voi la mettete, ok, stando attenti, ed è subito rossa, ok? Ma potete stratificarla fino a farla diventare rosso sangue. Ma non avete prodotto, perché è una stain, tinge. E è bellissima. Bellissimo l'effetto di avere le labbra rosse, come se tu ti fossi dato 300 baci alla francese tutto il giorno, perché puoi ottenere facilmente questo effetto anche con i bordi non troppo precisi. Mi piace da impazzire, bello bello bello. Di questa collezione ho adorato anche il lip oil che sembra che abbia sangue dentro, che però è trasparente, ve ne ho già parlato. Poi so che adesso sembra che io la stia sparando grossa, me ne rendo conto, ma questa è la, forse, vabbè, mettiamola la top 3 palette low cost mai provate in vita mia, e questa palette l'ho pagata qualcosa come tipo 3,50 euro. Io mi chiedo come abbiano fatto a produrre una cosa così di qualità a un prezzo di questo tipo. È il primo prodotto che io posseggo di questo marchio, si chiama Technique e l'ho comprata per caso su Maki Beauty, ok? Il nome è Enamored. Ora, è visivamente ispirata a quella di Huda Beauty. Le uniche due cose che non uso tanto sono le due formule gel, che c'è nera e marrone freddo, marrone molto freddo, che potete usare come base o come eyeliner sfumato. Questi non li usavo molto neanche in quelle di Huda. In generale il marrone lo trovo poco omogeneo, cioè diventa grigio, il nero è meglio, ma tuttavia anche in quelle di Huda non li uso granché. Mi capita, soprattutto se voglio un'attaccatura un po' sfumata, vanno molto bene. Ma gli ombretti, ragazzi, io ve lo giuro, cioè i matte si sfumano da soli con un'intensità di pigmento che non sembra neanche normale.
gli shimmer, cioè adesso per farvi capire, burro, puro burro metallico, cioè una roba che davvero, ma come hanno fatto a fare una cosa del genere con questo chiffre? Guardate il bronzo cos'è, cioè ma... Sta palette, ragazzi, non costa niente. Poi abbiamo questa formula che, come in quella di Huda Beauty, ha due parti di pigmento e una di gel, quindi diventa una sorta di creamy satin pigment. E guardate quanto è saturo. Vabbè. E abbiamo poi questo che è tipo un blend cremoso effetto bagnato. Ve lo metto qua, dai. Sta palette non arriva a 5 euro, cioè io veramente non so come hanno fatto a farla, ma ne proverò sicuramente altre. Molto molto belle, tra l'altro gli ombretti matte si sfumano così. Mi sono messa un chilo di ombrez qua. Ciao, vabbè, mi devo lavare le mani. Poi, assolutamente vi voglio parlare di questa matita. Allora, non è la formula migliore del mondo, ma è talmente bello il colore che merita di essere in questo video. È il Col Cajal di Catrice Waterproof, non nella rima interna, perché non è abbastanza cremosa, ma come eyeliner. Questa è la 100 Burgundy Babe, ma non è Burgundy, è tipo mauve. Io la metto, guardate la bellezza di questo colore, è tipo un borgogna desaturato rosa antico. E proprio messa come eyeliner mi fa impazzire. Ripeto, è un pelo più dura di quanto a me piaccia, ma me ne frego e la metto perché il colore è stratosferico e praticamente introvabile, quindi ve la segnalo. Poi, ultimi due prodotti più un jolly. Vi volevo segnalare questo siero di Catrice. Si chiama Energy Super Fruit Protection Serum. Ora, loro lo chiamano Blue Light Protection. Ora, al di là del claim commerciale, guardando l'inci, è un prodotto a base di super fruit estremamente illuminante e antiossidante. Perché, sto lasciando ombretto a tutte le parti. Tanto ho finito le mie salviettine, quelle umide, e quindi, vabbè, comunque. Dunque, abbiamo la base lipidica molto leggera con seme di girasole, acqua, vitamina E, e poi abbiamo goji, açaí, abbiamo melograno, abbiamo degli estratti vari, via. E la cosa interessante qual è? È che questo blend di vitamina E, goji, açaí, eccetera, sono degli eccellenti antiossidanti illuminanti. La texture è lattiginosa, molto fresca, molto piacevole. E questo qua, se avete una pelle giovane, o se volete un prodotto, o se siete allergici alla vitamina C, molti di voi so che li sono, anch'io per un periodo sono stata, e volete un siero idratante, illuminante, antiossidante, questo a me è piaciuto molto e costa veramente molto poco. La texture poi è bellissima e il finish in asciugatura a me piace molto. Ultimo, ma non per importanza, questa è una chicca. È sempre di Mua e si chiama Metamorphosis Color Changing Lip and Cheek Oil. Ora, la totale differenza con quello di Catrice è che questo non è il classico gloss che oggi chiamiamo lip oil. Questo è un vero olio, per cui è completamente liquido, come potete vedere, quasi gocciola. Ok? E anche messo sulle labbra è un velo di olio, cioè non è gloss, ok? Ha una reazione col pH molto carina, ma molto tenue, diventa un rosa quasi nude. E per la prima volta, per quanto non sia un genere di cose che io utilizzo, ho trovato un olio che veramente potete usare come blush, perché non è goopy, non è denso. Questo, se voi non vi truccate d'estate eccetera, lo mettete così come se fosse un blush, no? Quando lo lavorate, ok, via via inizia a avere l'effetto ovviamente di reazione cromatica, ma se vedete la patina d'olio va quasi via, quindi rimane sì luminoso, ma non unto e straunto come ad esempio un olio, ok? Non so se rendo l'idea. Io non uso questo genere di cose anche perché avvenga una buona reazione del pH, è meglio non avere il fondotinta e via discorrendo, ma per chi non usa il fondotinta, per chi lo usa d'estate, eccetera, finalmente un olio che è vero che dice lip and cheek, ma lo è davvero. Bene, queste sono state le mie super scopertone tra le varie novità low cost. Purtroppo ho avuto anche dei flop, ma li vedrete poi nei video top e flop. A proposito,
la settimana che entra questa, non so, vi pubblico finalmente il video dei flop. Non è che non ve lo volevo pubblicare, la seconda parte di Top e Flop, ma ho avuto un problema col video, praticamente l'audio era completamente fuori sincro e non sapevo se doverlo rigirare da capo. Per fortuna l'ho mandato a un amico che fa questo lavoro e mi ha aiutato, adesso me lo rimanda e quindi poi lo posso pubblicare. Comunque dicevo, l'unico jolly di cui voglio parlare, una cosa che mi fa arrabbiare, è di Revolution Skin e si chiama Plex Bond. Questo è un prodotto per le labbra, una lip cream con pantenolo, squalane, burri e via così. Odio la texture, cioè mi chiedo chi l'abbia prodotta, perché è una crema bianca, adesso lo faccio vedere, cioè guardatevi già come è brutto. È una crema bianca densa da matti, voi la mettete sulle labbra e inizia a spezzettare. Ok, cioè rimane bianca per un po' con dei pezzetti, no? E poi però la massaggi, la lavori e idrata le labbra in un modo stupendo. Tuttavia non te la potete mettere a uscire, perché devi controllare di metterla col dito, dovete metterla per forza col dito perché dovete rompere la patina. Però è fantastico, cioè il prodotto è super idratante, l'ho trovato molto riparatore per le labbra. Peccato che secondo me l'hanno pensato male a livello di colore e di densità. Però merita lo stesso di essere nei top, perché in casa quando tu lo metti col dito e ciao, tante le mani pulite, è veramente buona questa lip cream, veramente buona, oli, burri, veramente mi è piaciuta molto, trovo che abbia un bellissimo effetto sulle labbra, veramente bellissimo, peccato per questa roba qua. Bene, come sempre trovate tutti i link qua sotto nell'info box, fatemi sapere se voi avete fatto delle scopertone low cost, perché sono veramente molto curiosa. Ovviamente questo è un video scoperto, ma in relazione alle novità, queste sono tutte novità uscite. E poi farò anche un video sulle scoperte invece non low cost del periodo. Comunque, ringrazio ancora tantissimo la Care per aver sponsorizzato la prima parte del video e tantissimi complimenti per questa nuova uscita. La miscela peptidica Night Balm Viso è stupenda. Vi dico una roba bellissima anche quando siete la sera e lo mettete. Bellissima texture, bellissimo inci, bellissima formula. Bravi, bravi, bravi. Credetemi, sembra una panna montata. Dovete provarla per capire cosa intendo. E l'effetto levigante, piallante che ha al mattino quando ti svegli. Ciao. Bravi, 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 bravi. Ah, ovviamente non ve l'ho detto. Senza profumo, dermatologicamente testata, nickel tested, made in Italy. Vi voglio bene, passate una bellissima serata. Un bacione. Thank you.